Ministro Ornaghi, da sempre il nostro patrimonio non è stato sfruttato. C'è una strada per uscire dai luoghi comuni e riuscire a sfruttarlo adeguatamente? Credo che il primo chilometro di questa possibile strada sia appunto quello da percorrere abbandonando tutti i luoghi comuni di cui è intrisa la nostra epoca e non soltanto rispetto alla cultura e ai beni culturali, cioè pensare che il cosiddetto buon uso dei beni culturali equivalga a uno sfruttamento di tipo economico e che quindi di necessità il bene culturale debba produrre un utile economico. Io credo che anche in questo caso valga, debba valere, e sono i chilometri successivi della strada, la necessità davvero di innovare rispetto alle esigenze del nostro tempo. E quali sono le due principali esigenze? Certamente quella nota della penuria di risorse, le risorse, soprattutto le risorse dello Stato, sono e saranno sempre meno. E d'altra parte invece c'è una richiesta di buon uso, di fruizione del bene crescente fra i cittadini. Allora, come dobbiamo comporre queste due esigenze che sono fra di loro poi complementari? Ecco, credo che questo sia il grande sforzo da fare, per cui da parte mia, così come non c'è nessuna preclusione a un corretto uso economico, dall'altra parte va anche garantita da parte dello Stato, va assicurata la fruizione libera e gratuita quando appunto è possibile farlo. Lei per l'opinione pubblica resta sempre il rettore dell'Università Cattolica per gli italiani. Come si trova in questa nuova funzione e vede delle strade percorribili sul terreno dei beni culturali per i suoi studenti anche in cerca di lavoro? Dunque, resto rettore perché il tempo di un rettorato è di solito, ma non sempre, un po' più lungo di quello del governo. C'è anche da sperare che possa essere la tendenza rovesciata. Io credo che l'inserimento nei nuovi corsi di laurea, dei corsi di laurea dei beni culturali, sia stata una ottima e fin qui vinta sfida, nel senso che certamente si richiedeva una preparazione molto professionale di coloro che si dedicano ai beni culturali. Come capita spesso in Italia, le buone cose tendono poi ad avere degli eccessi, quindi probabilmente non solo nel caso dei beni culturali ma anche in altri casi i corsi di laurea talvolta si sono moltiplicati più del necessario, talvolta fanno fatica a tenere quel livello alto che era richiesto. Credo però che soprattutto per alcuni corsi di laurea, quelli che sono davvero i più significativi, da un lato l'orientamento preciso sui nostri beni culturali e dall'altra parte la prospettiva internazionale, quindi il nostro patrimonio come patrimonio certamente unico e impareggiabile, ma che ha bisogno di una conoscenza sempre più larga dentro il sistema globale, devono costituire due, come dire, criteri di metodo della formazione. Quanto al posto di lavoro, credo che questa sia ormai una esigenza forte, una necessità di grandissima parte degli attuali corsi di laurea, quindi ricercare una soluzione più generale, certamente andrà cercata anche in specifico per coloro che si occupano e studiano davvero bene i beni culturali. Ad esempio il meccanismo del concorso pubblico, che obbedisce a una certa logica, a una certa visione di Stato passata, andrà, secondo tempi che spero non siano biblici, rivisto.